Shoujo Challenge, giorno 1, ho letto Hayashi no Cheres. Possiedo soltanto il volume 1 dell'edizione normale Play Press e il volume 2 dell'edizione Deluxe, sempre della Play Press. Manga di Yu Watase, che all'epoca doveva essere già molto famosa, credo per Fushigi Yugi, ovviamente. E questo manga è una storia di predestinazione. È una storia di reincarnazioni, è un manga che secondo me campa un po' di rendita. Credo che all'epoca dovesse essere anche abbastanza famoso questo manga. L'ho letto e effettivamente quello che ho potuto leggere di questo manga è stato, beh, abbastanza interessante, ma non così tanto da portarmi avanti nella lettura e poi recuperare, il resto del manga. Ci sono delle sequenze piuttosto interessanti, anche a livello di composizione del layout. Credo che però la cosa più bella sia tutta la parte che riguarda il fantasy, quindi le reincarnazioni, le divinità, i superpoteri. Quando si tratta di rapporti proprio tra i personaggi, secondo me viene a mancare qualcosina, soprattutto nel primo volume, dove sostanzialmente c'è questa grande introduzione con tutti i temi, i misteri, tutto quello che c'è, però alla fine viene costruito davvero poco del rapporto tra fratelli, del rapporto tra i personaggi. In realtà anche i superpoteri, quando poi appaiono, sembrano buttati un po' lì a caso. Però ripeto, il layout mi piace tanto e anche la scelta di queste sequenze, il modo in cui vengono evidenziati alcuni particolari all'interno della vignetta piuttosto che altri. E anche queste vignette lunghe, il modo in cui viene tutto suddiviso, cioè si vede che c'è un pensiero dietro tutto questo che a volte comprendo e a volte no, nel senso che non sempre ci sono gli stessi riferimenti, cioè mi aspetto che in un manga quando mi racconti in un certo modo una vignetta per fare un establishing shot, cioè un'inquadratura dove mi fai vedere in che luogo ci troviamo, poi tu usi questo modo di raccontare. Invece non succede, a volte determinate vignette fatte in un certo modo significano questo, a volte altro, e quindi mi fa sempre un po' strano. C'è una certa voglia di ripetere degli elementi, come in questo caso la rivelazione della nudità, no? Che ritorna più avanti nella storia, però a parti invertite tra i protagonisti, ed è sostanzialmente tutto retto sulla base di questo potenziale triangolo amoroso, che poi tanto triangolo secondo me non riesce a diventare o non riuscirà a diventare, non lo so, anche perché alcuni personaggi sono veramente delle righe di testo che deambulano all'interno del manga, senza tanta profondità. Poi, come se non bastasse, a una certa, dopo tutti questi misteri, intrighi, di natura sostanzialmente folcloristica, no? Si racconta di una divinità che è stata ingannata da un uomo, e questa divinità ha dovuto giacere con quest'uomo, costretta a partorire dei figli, e casualmente, insomma, le reincarnazioni di questa divinità e di quest'uomo sono nei due fratelli. Quindi nasce anche una situazione vagamente incestuosa. Ma ripeto, come se non bastasse tutto questo, arrivano anche le classiche mega corporazioni giapponesi. Quindi inseriamo anche il tema fantascientifico, tutto quello che ne consegue. Però in generale mi sembra che le scene un po' più action, un po' più magiche siano interessanti. Mi fa a volte un po' strana la composizione di alcune pagine dove si devono spiegare delle cose in più, ma a volte sembra molto confusionario. Però ci sono questi momenti che secondo me sono molto molto carini, dove si mette in evidenza più il sentimento rispetto a ciò che si dovrebbe raccontare. Alcune cose sono molto sognanti,
queste scene con queste bolle, questi retini. Alcuni sicuramente digitali, come questi, per esempio. Questi devono essere stati implementati con qualche programma. Altri invece sono fisici. Altri sembrano delle fotografie. Questa mi sembra una fotografia, probabilmente un retino digitale ricavato da una fotografia e poi applicato e integrato all'interno del disegno. Diciamo che qualche volta un po' cozza la scelta di questi retini con le scene. Certe volte funzionano proprio bene. Se c'è una cosa che non mi è piaciuta tanto nella lettura di questo manga, sono queste colonne, che poi mi sembra di capire che siano un po' un trademark per lo shoujo. Queste colonne piene di testo che rompono il flow della lettura. Arriva a un certo punto dove poi dovrei fermarmi e leggere questo papiello di cose che non c'entrano assolutamente niente con il manga, ma riguardano più la sfera intima dell'autrice, magari dei momenti che ha vissuto, comunque delle giornate riassunte in questa colonna. Mi è piaciuto vedere che c'è un diario di un trionfo qui di Playpress, di quando hanno invitato proprio l'autrice Yuwa Tase a Lucca Comics con queste fotografie, dove ci sono anche le persone che attendevano la mangaka. Quindi molto bello, questo mi fa capire, sicuramente mi dà la dimensione della fama di questa autrice, la sua presenza anche in Italia, cioè dovesse essere importante all'epoca. Io non ho mai letto Fushigi Yugi, Hayashi no Cheres l'ho letto praticamente adesso per la Shoujo Challenge, quindi non riesco a rendermi bene conto di quella che è stata la fama di questa autrice, ma indubbiamente doveva essere molto grande, con un gruppo piuttosto nutrito di fan, addirittura da farci più edizioni di questo manga, che poi è stato acquisito anche da un'altra casa editrice. Attualmente sta facendo un altro manga l'autrice, che se non sbaglio si chiama La Leggenda di Arata, che è ancora in corso per via di tutta una serie di controversie con il suo editor in Giappone, e poi c'è stata la pandemia, e quindi insomma ha un po' rallentato il ritmo di lavoro. Credo che di Hayashi no Cheres esista anche un anime, se non vado errato, di cui mi hanno parlato piuttosto bene, ma che ripeto non conosco. Vedo delle differenze da un punto di vista grafico in queste due edizioni che mi ricordano tantissimo l'impostazione dei manga come li fanno in Giappone. Cioè, direi che l'unica cosa italiana presente qua sopra sono, vabbè, oltre ai caratteri naturalmente, il titolo e il nome dell'autrice, ma anche questi hanno i sottotitoli in giapponese. Quella sia l'autrice sotto c'ha il nome con i kanji, e anche il titolo ci sono i kanji. Poi anche queste bandelle sono spesso presenti nei manga in Giappone, ma anche questa impostazione grafica che qua riporta la dicitura Playpress Manga è molto giapponese. Fra l'altro, l'edizione deluxe del manga sembra più piccola della prima edizione, un po' più compatta. Comunque la carta è pressoché la stessa alla fine. Io ho recuperato questi manga in condizioni abbastanza penose, diciamoci la verità. Sono tutti un po' ingialliti. Forse la prima edizione ha una carta un po' più morbida. In ogni caso, lettura che mi è piaciucchiata, come dicevo all'inizio. Hayashi no Cheres probabilmente un manga che ha dato tanto, a me forse non così tanto. Probabilmente dopo, con anche l'apparizione delle megacorporazioni, del tema un po' più fantascientifico, della caccia alle divinità, alle reincarnazioni, forse sarebbe diventato anche meglio, non lo so. Però primo volume, secondo me, troppi fatti lasciati in sospeso, troppo crescere, 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 senza poi spiegare nulla. Secondo volume spiega tutto, letteralmente qualsiasi cosa. Cioè, se nel primo volume fa poco, nel secondo volume fa troppo, racconta la qualunque e quindi tu sai già tutto, no? Sai già che cosa deve succedere. Secondo me un mistero dovrebbe crescere
più nel tempo, dovrebbe avere più modo di sfogarsi. Invece, nei primi due volumi, letteralmente, puoi già intuire come andrà a finire questa storia. E so che è andata molto avanti, quindi vuol dire che comunque lo stile, il flow, il racconto in generale di questa autrice deve essere piaciuto davvero tanto. Ma infatti io rivedo uno stile davvero piacevole di quello che si può considerare lo stile degli anni 90. Ci vedo delle cose che sicuramente sono state recepite bene. Oggi forse non sarebbe recepito allo stesso modo. In ogni caso, lettura piacevole, primi due volumi, e fatemi sapere voi cosa ne pensate invece di Hayashi no Cheres, se siete d'accordo con il mio parere. Fatemi sapere insomma voi che cosa pensate di Hayashi no Cheres. Se avete altri titoli shoujo da consigliarmi, io come sempre vi invito a segnalarmeli scrivendo un commento qua sotto. Portiamo avanti la Shoujo Challenge.